Questa volta i 5 Stelle puntano dritti contro il ministro della Difesa. In una interrogazione parlamentare a firma di Alessandro Di Battista e Luca Frusone scrivono che Roberta Pinotti avrebbe usato un volo di Stato, un aereo militare, per farsi accompagnare a casa sua, a Genova. I fatti risalgono allo scorso 5 settembre, un venerdì, al ritorno dal vertice NATO di Newport in Galles, della nostra delegazione formata, oltre alla Pinotti, dal presidente del Consiglio Renzi e dal ministro degli esteri Mogherini, con i rispettivi staff. A riportarli in Italia è un Airbus della presidenza del Consiglio, che fa la prima tappa all'aeroporto di Firenze per far scendere il Premier. Alle 21.30 lo stesso velivolo atterra a Ciampino, dove abita invece il ministro degli esteri. La Pinotti però deve tornare a Genova, ma l'ultimo volo da Fiumicino alle 21.30 e dunque troppo tardi. Il ministro della Difesa si ritrova così con gli agenti di scorta su un Falcon 50 del 31esimo stormo dell'aeronautica militare. Ufficialmente si tratta di un volo di addestramento già programmato, la cui rotta è proprio quella Ciampino-Sestri. Decollo ore 21.30, atterraggio ore 22.30. I 5 Stelle nell'interrogazione parlamentare ricordano che il costo per 2 ore di volo andata e ritorno Roma-Genova supera i 6.000 euro, ma ricordano soprattutto la norma che regolamenta i voli di Stato. L'articolo 3 del decreto legge 2011 stabilisce che devono essere limitati al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato e a quello della Corte Costituzionale. La stessa legge stabilisce che devono essere specificamente autorizzati, soprattutto con riferimento ad impegni internazionali. La Pinotti però non ci sta e replica: avevo già comprato un biglietto di linea Roma-Genova per il giorno dopo, ma ho scoperto che c'era un volo di addestramento per la sera prima, dice il ministro. Così ho risparmiato anche 3 biglietti aerei, il mio e quello degli agenti di scorta. Non è la prima volta che i comportamenti dei ministri suscitano polemiche a proposito di voli di Stato. Nel 2007 toccò all'allora guardasigilli Clemente Mastella, che arrivò al Gran Premio di Monza con il figlio, proprio su un Airbus presidenziale. Insieme a lui c'era anche l'allora ministro ai beni culturali, Francesco Rutelli. Mastella fu indagato, come è accaduto all'allora premier Berlusconi, per il trasferimento in Sardegna degli ospiti di Villa Certosa. Inchieste, però, tutte archiviate.